Oggi voglio parlarti delle tre cose da evitare quando si ha a che fare con un esecutato. La prima è evita di dare false aspettative. Tieni presente che l'esecutato è una persona che sta vivendo una situazione drammatica, sta perdendo la casa dove vive, quindi una situazione veramente difficilissima. A questo proposito, ti suggerisco di dire sempre che il tuo intervento potrà essere risolutivo soltanto in una percentuale. Normalmente io dico agli esecutati che il mio intervento nel 60% dei casi riesce a risolvere la situazione. Ma in un 40% ci sono delle dinamiche che non sono governabili e quindi non sarà possibile ottenere un esito positivo. La seconda è quello di evitare di tenerlo legato alla tua figura. Tieni presente che queste persone stanno vivendo una situazione difficilissima e molto spesso si fanno condizionare da amici, parenti, magari da altri avvocati che gli prospettano una situazione diversa o una soluzione diversa. A quel punto ti suggerisco di lasciarli andare, perché spesso vanno, provano, non riescono e poi tornano da te. La terza è evita di pensare che tutti gli esecutati sono uguali. Dietro ogni persona c'è una storia differente. Non pensare che sono tutti cattivi pagatori o tutti hanno avuto delle problematiche. Ci sono persone e persone con casi completamente differenti. Posso dirti che nel corso degli anni ho visto versare molte lacrime quando si inizia a chiacchierare con queste persone e si entra nel dettaglio della problematica che gli è accaduta. Come sempre, spero che le informazioni che ho condiviso con te possano esserti in qualche modo utili nella tua attività di investitore immobiliare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!